Bentornati a tutti gli amici di Camper Life. Oggi in questa nuova puntata vi portiamo a scoprire un nuovo motorhome e per scoprirlo con noi ci sono Alberto e Marzia, due visitatori del Salone del Camper che si sono prestati per questa visita. Ciao a tutti, allora siamo Alberto e Marzia. Noi altri abbiamo adesso un mansardato un po' vecchiotto, è del 2005 e stiamo pensando di sostituirlo e ci stavamo orientando verso una soluzione con i letti gemelli, quindi siamo venuti a vedere questo. È un motorhome, come dicevamo, di 7,42 m con configurazione a letti gemelli e letto basculante, completato con dinette face to face, bagno separato con doccia e cucina lineare di grandi dimensioni. Andiamo all'interno. Wow. Eccoci. Beh, bello, eh? Una bella cucina. Tutta illuminata. Guarda qua che cassetti. Guarda. Ah, mi piace il bianco col grigio, lineare. È luminoso. È luminoso. Guarda qua che cassettone, ci sta un mucchio di roba. Un altro ce n'è. Sì. No, spazio di stivaggio. Mi sembra più che buono. Sì, un bel piano di cottura. Tre fuochi, con tre fuochi, sì. Quello che si gira. Ah, poi guarda cosa c'è per me. Lo puoi sciacquare. Puoi sciacquare tutto. Questo è intelligente, è un accorgimento che è buono. Sì. Lì c'è la cappa e poi ci sono delle luci. Ci sono luci dappertutto. Sì, con la dinetta face to face è comodo perché ci guardiamo, non stiamo stretti. Poi c'è anche tutto il largo per la cucina che ci si passa bene. Poi mi diceva anche che per la marcia i sedili sono si predispongono per la marcia, si disfano, c'è tutta la cuscineria adatta per mettere per girarsi in servizio e cinturarsi. È comodo anche per guardare la televisione perché uno si mette. Si gira i sedili. Ecco, mi metto qua e mi guardo la televisione, sembra di essere a casa. Sì, sì. Ci sono dei grandissimi oblò che vi entra molta luce, quello tante finestre. Sì. No, è molto luminoso. Sì. Frigo abbastanza spazioso, sì, c'è il freezer, insomma abbastanza capiente. Ma c'è uno sportello anche sotto? C'è uno sportello sotto. Ah, wow. Ah, per le bottiglie, guarda. Si sposta questo. Poi puoi mettere le bottiglie dove vuoi, oppure anche della frutta. Sì, anche per fermarle durante il viaggio. Così non ballano. Ok. Ah, bello. Parecchio alto il soffitto, quindi molto alto, non ti manca il respiro. Molto bene. Ah, c'è la porta. Porta che divide la zona giorno, poi si apre e si va nella zona notte. Oh, ci sono due bei materassoni, guarda. Ecco, i materassi sono direi grandi. Che sono. Promettono sì, bene. Sì, molto. I materassi. Ah, poi ci sono due cassetti qua. Abbastanza capienti, guarda. Sì, c'è anche tutto lassù, i mobiletti su in cima, ce ne sono tre per stivare la roba. C'è l'armadio anche qua, che si apre questa, qua c'è da appendere i vestiti. Da appendere, qua sì, ci le sono giacche. Anche da mettere i portagioie, guarda. Qua c'è anche un altro posto che puoi mettere la televisione, anche qua, guarda, c'è gli attacchi lì. È predisposto per la TV. Ah, poi ci sono i mobiletti abbastanza profondi anche qua, da metterci dentro. No, è veramente dentro. Carino. Un mucchio di roba, sì, ok. C'è un cuscino lì perché
Ah, ecco, lo metti qua. Ok. E così diventa quasi un letto matrimoniale. Un letto mega. Un letto ultra matrimoniale. La doccia, ce l'ho blò, è comodo. Io sono grosso, però riesco a starci. Ecco, sì. Se ci sto io, che sono 130 kg, vuol dire che ci si sta bene. Bisogna che sia agevole. No, vedi, la comodità per non dover chiudere la porta del bagno, perché se mi lavo la faccia, almeno chiudendo queste due porte qua, ho la mia privacy. Sì, sì. Basta, e non do fastidio a nessuno. E questa, ci sono le due porte che fanno tipo cabina, anche uno. Sì. No, è studiato. Ci si possono mettere tutti. No, si può nascondere anche la carta igienica, guarda, c'è un portarotolo all'interno con la fessura. C'è la fessura che viene fuori la che carta. Viene fuori la carta. Offer. Lì ci sono doppie presa USB. Ma delle prese ce n'è c'è la lì. Presa 220 per quando si è collegati, c'è quella 12 volt. Una presa c'è anche in bagno, ce ne sono due anche qua sopra, guarda, sulla cucina c'è una presa 12 volt. Ci sono sulla cucina. Sì, sì. No, direi che è veramente valido. Le prese ne hanno messe, ce ne sono due anche lì. Poi ce ne sono tre anche là, guarda. Poi c'è il letto basculante. Wow. Ecco. Ci stai? Ecco, sì, ci sto. Ecco. Ci sto decisamente, forse sarei un po' invadente. Il materasso non poteva essere alto come quelli là, perché sennò dei letti gemelli, è un po' più basso. Beh, però sarà una piazza e mezzo, quindi sì, io sì. Dormirò là e tu dormirai qua. Così stiamo larghi entrambi. Questo mi serve tutto. È comodo, non va a finire sulla dinette. La dinette, se anche decido di rimanere a letto, gli altri possono mangiare tranquillamente. Mangiare. Ma vai, c'è una cosa nuova. C'è un altro sportello. C'è un cassettino nascosto. Ho dei cassetti ne ha messi, Un mega cassetto nascosto. Ce la possiamo fare. I cassettini non hanno avuto premura di fare. No, bello. No, bello. Wow! Un mega gavone! Qua ci mettiamo un altro letto. No, sai cosa c'è di bello? Ci sono già predisposti i ganci, che uno ci mette il tavolo, le sedie, gli sdrai e li chiude tutti e non balla più niente. Si può anche agganciare uno scooter, perché ci sono anche da questa parte, basta mettere la pedana che blocca la ruota. C'è tutta la cuscineria per fare i sedili fronte marcia, la scaletta del basculante e la scaletta del letto dietro se si vuole fare il letto matrimoniale. Ah, è riscaldato. Anche dei cassetti lì, beh. Ci sono delle prese a 220 e 12 volt anche qui nel gavone. Qua i cassettini. C'è anche il gavone, cassettino. Possiamo metterci un letto e usarlo. Sì, c'è quasi. La luce LED dei grandi, illuminato, tutto, ben illuminato, tutto quindi illuminato. Riscaldato e ben illuminato. Un'altra camera? Immenso, no, immenso. Allora, sì, vedi i letti gemelli sotto, è tutto libero. Ci stanno anche le bici tranquillamente. Bene, Alberto e Marzia, che ne pensate allora di questo Amphitryon 967? Ci è piaciuto molto. Troviamo che sia il mezzo adatto alle nostre necessità. Cercavamo i letti gemelli, ci sono. Un mezzo comodo e, perché no, bello. Bello. E vorremmo... Spazioso. Spazioso. Vedremo solo di fare una buona trattativa. Bene. Farete questo salto dal mansardato al motorhome? Un bel salto, sei salti, diciamo, non due o tre, ma sei salti. Benissimo, allora noi vi ringraziamo per la disponibilità, vi auguriamo un buon salone del camper, un buon proseguimento e con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!
Ciao. Ciao.